che alcuni cittadini in determinate situazioni comunque vivono, e comunque c'è la possibilità con un po' di consenso di poter risolvere dei piccoli, no, piccoli problemi di vita quotidiana che chi non li vive nemmeno si rende conto che esistono, ma tutti i chi ci deve fare di non più sicuro diventano poi a volte anche problemi di salute pubblica. Il fatto che il 5-35% sono apparentemente delle piccole cose, però non, per quale ragione è già successo anche in altri emendamenti non dare questo tipo di comodità? Giustamente diceva il portavoce, ha fatto l'esempio di due mamme e due adozzini, ricordiamoci che può essere una mamma o due adozzini, perché ovviamente sono un po' emozionali, per cui il fatto semplice per quella ragione serve a fare in qualche modo il doppio viaggio in ascensore, e comunque sia essendo diciamo queste zone poco in qualche modo utilizzabili, per quella ragione non incrementare la quota assegnata del 5-35%, perché come diceva il consigliere Perdito sono dei piccoli vantaggi di scambio comunque a queste persone che utilizzano l'ascensore, la scala, per poter salire in modo sia più comodo e più comodo, e comunque sia, cioè, a noi ci sembra estremamente sensato pensare che un periodo 10% questa volta non stavolta assolutamente il piano e possa essere assolutamente necessario. Ragazzi, vi direi così dell'elogio, Capri, per favore. Posso parlare di te? Era Beduccio che volevo fare. Era Beduccio. Consiglieri Massimo Marcucci, come istituzione, invito a questa lezione. Una volta immaginate se noi abbiamo presentato gli emendamenti che noi stessimo qui a garantire il numero legale. Lo dico questo non tanto per ribadire quanto ringrazio di nuovo PC di averci dato questo merito, ma lo dico anche perché se ci sono dei consiglieri che sono qui anche con qualche malanno, sempre dei colpi di tosse, insomma, vado pure a casa, noi saremo qui tutta la sera. E quindi non c'è bisogno di questa retrocedente, cioè oggettivamente difficoltà bronchiale. Quindi vado pure a casa, noi staremo qui tutta la sera perché abbiamo presentato gli emendamenti noi. Quindi è evidente che noi rimarremo. Lo dico ai giovani che siccome ha preso il stipendio, prendono lo smentito di mantenere il collegare, noi siamo 5 tutta la sera. Quindi appunto vi dico, no, ho sentito la consigliera Palla, 5, basta che voi siate 12-13, ti fai così, quindi. Si può andare a casa, ci vada, anche prima della mezzanotte, perché non vorrei che questa accadesse un minuto dopo la mezzanotte. Per quanto riguarda, se no davvero diventa difficile, no? Consiglieri costretti magari a lasciare scene, consiglieri costretti a vedere, cioè, magari qualche mano in corso, andate pure a casa, noi saremo qui tutta la sera. Per quanto riguarda questo emendamento, a me pare uno di quegli emendamenti che è l'ottimo, se lo fa usare l'interno anche la sera, mi pare che questo sia il classico emendamento che il nostro assessore Matteoli poi farà in sede di, come si chiama, di variazioni, di osservazioni. Ora Matteoli cosa farà da qui tutta la sera? Cercherà piano piano nei suoi interventi di rimodulare quella castoria con l'idea dell'inizio, quando ha parlato di riordinamento. Lui non può dirci che tutte queste cose lui si oppone per l'ordinamento, che anche su questo mi piacerebbe sapere perché non il 35% invece 25%, del resto si dà un ulteriore aiuto ai cittadini, perché se non c'è, o perlomeno nelle nostre intenzioni, o perlomeno vorremmo sapere qual è la motivazione del 25%. Io sono convinto che l'ingegner Santoni
intervenire comunque anche se non interviene la maggioranza, anzi io la invito a farlo perché credo che la parte tecnica sia a disposizione di tutti i consiglieri. E quindi domando e chiedo all'ingegner Santoni e alla giunta, quindi se non ci sono, se nulla osta, se magari quando si fanno gli interventi la parte tecnica può darci le informazioni. Cioè dov'è scritto e siccome non risponde la giunta da parte tecnica, quindi io invito l'ingegner Santoni a spiegarci le motivazioni, perché il no dell'assessore abbiamo capito è un no a prescindere, no, lo ha detto, io non mi rispondo, questo è quello dell'assessore, perché ha detto non ci risponde, è una questione di me. Mi domando io, da parte tecnica, lo chiedo al sindaco se non osta l'ingegnere, mi chiede, può risponderci, ci condivide. Per esempio, io sono disponibile, se ci venisse spiegato che il 25 è meglio del 35, perché ci sono, io sono disposto a ritirarlo, a chiedere ai colleghi di Costituzione di appunto di ritirarlo, scusate la ripetizione. Quindi non parla nemmeno la parte tecnica. Questa cosa mi spiace, perché la parte tecnica è la parte tecnica di tutto il comune. Quindi l'assessore avrebbe dovuto fare, se avesse avuto un minimo di rispetto istituzionale, quello che si fa anche quando si è predisposti a parlare. Ho parlato con la parte politica, ovviamente se vuole intervenire la parte tecnica, qui si è chiamato a parlare da Giulia di Capo, il Docomo l'altra volta, tutti hanno parlato. E l'ingegnere stranamente è stata, siccome ho grande stima di ingegnere Santoni, sono convinto che potrebbe anche convincermi su alcune cose, non vorrei vuol dire che non intervenisse perché io non ci interessa dal punto di vista sicilese. E mi sarebbe piaciuto che ancorché di fronte a questa denuncia intervenire a parte l'assessore per metodi che si sarebbe giustificazione secondo lui di metodo, che veramente davvero non stanno in piedi nel cielo all'interno, infatti la sta rimodulando nell'arco della serata, almeno la parte tecnica ci diamo una pezza. Questo sarebbe complicato. Ci provi a convincere ma ho detto delle sciocchezze. Se la parte tecnica mi convince che la cosa è una sciocchezza, invece no, noi viviamo un consiglio a spese dei contribuenti, noi diciamo sciocchezze in teoria. La parte politica ci dice, io con voi non ci discuto perché mi state facendo perdere tempo. È una parte tecnica di posizione sulla quale io vorrei optare perché mi fido dell'ingegnere Santoni. Io per esempio non sono mai, in questi 5 anni non ho mai fatto particolari rilievi rispetto alla parte tecnica, se li ho sentiti da parte della maggioranza qualche rilievo sulla gestione dell'ufficio tecnico di questo momento. E non faccio riferimenti personali perché sennò poi ci si offende e diventa cattivo. Però è così. Quindi, se ci fosse il modo, prima degli interventi nostri, di sentire quali sono le motivazioni tecniche, e hanno portato a quella scelta, io delle motivazioni Martoni le faccio conoscere a vero, perché prima mi hanno detto, e sarei anche perché non intervenisse più per l'economia, per fare più veloce. Però, almeno a parte tecnica che c'è la tecnica. A noi ci pare aver portato una miglioria su questo aspetto e su altro. Ci viene detto il contrario, la maggioranza legittimamente ci vota contro, ma siccome non li ho preparati tutti io, anzi il lavoro è stato fatto molto dagli altri consiglieri, sarei interessato a capire perché si è fatto questa scelta, ma in realtà è da poter motivare. Sono convinto anche che anche gli altri sarebbero interessati a un giudizio tecnico. Mi dispiacerebbe molto se da qui alla fine questo non accadesse mai, perché lo troverei singolare. Ho sentito intervenire tutti i tecnici, cioè, si è parlato di bilancio, di variazioni, di varianti, hanno sempre parlato. Dopo l'altra sera ci ha illustrato sul punto di vista, ho detto più di una volta, io per esempio la cosa che ho imputato a Dopo rispetto alla missione, io non mi è mai arrivato a vedere imputare l'ingegnere Santoni, che si pone sempre come garante e come tecnico di tutti gli amministratori. Dopo nell'ultima commissione, e a volte anche l'ingegnere Gignano, un atteggiamento io trovo non rispettosissimo, non della persona che non mi hanno mai offeso, però come una sorta di io di qua e poi di là. Io questo lo trovo, come l'ingegnere Santoni non appartiene certamente a questa tipologia, mi piacerebbe sentire il suo punto di vista lungo l'arco della serata su tutti gli emendamenti nostri, perché i nostri emendamenti sono potenzialmente delle cose che l'amministrazione potrebbe fare proprio fino a che non siamo fatti. E quindi noi abbiamo anche il diritto di ascoltare da parte che penso anche Matteo in punta di diritto, riconoscerà questo.